In una serata televisiva ricca di emozioni, la sfida tra i giganti del piccolo schermo si è riaccesa. La domenica sera ha visto due protagonisti fronteggiarsi. Da una parte, Macari 3, la serie amata con protagonista Claudio Joè, e dall'altra, lo show dei record, condotto dall'inossidabile Gerry Scotti. Vediamo chi ha vinto. Gli ascolti TV del Prime Time di domenica 25 febbraio. Chi ha vinto? Con una narrazione che cattura e personaggi indimenticabili, Macari 3 ha trionfato nella guerra degli ascolti, catturando l'attenzione di quasi 4 milioni di telespettatori, per la precisione 3.982.000 anime, che hanno portato la serie al 22,6% di share. Una vittoria meritata che dimostra quanto il pubblico sia fedele alle storie avvincenti e ben raccontate. Lo show dei record non si è lasciato intimorire, e con 2.197.000 spettatori ha conquistato il secondo posto, con un rispettabile 14.7% di share, un risultato di tutto rispetto che dimostra come il programma continui a essere un appuntamento fisso per molti. Ma non dimentichiamo, che tempo che fa, che con le sue interviste pungenti e l'umorismo unico ha tenuto incollati allo schermo 2.137.000 spettatori, raggiungendo il 10,7% di share nella sua prima parte, e ben 1.188.000 nella seconda, intitolata Il tavolo. Ascolti TV domenica 25 febbraio. Ecco chi ha vinto tra lo show dei record e Macari, dati Auditel ufficiali. Ascolti TV del 25 febbraio. La verità sconvolgente dietro i numeri del Prime Time. Numerosi altri programmi hanno animato la serata, come Indovina chi viene a cena, su Rai 3, che ha intrattenuto 1.207.000 spettatori, e The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, su Italia 1, che ha raccolto 1.119.000 appassionati, testimoniando la varietà e la ricchezza dell'offerta televisiva. Per gli amanti dell'azione, 9-1-1, su Rai 2, e il suo spin-off, 9-1-1, Lone Star, hanno rispettivamente catturato 764.000 e 792.000 spettatori, dimostrando che anche le serie più adrenaliche hanno il loro caloroso pubblico. Ascolti TV domenica 25 febbraio. Ecco chi ha vinto tra lo show dei record e Macari, dati Auditel ufficiali. Non da meno, Zona Bianca, su Rete 4 ha saputo guadagnarsi 626.000 spettatori, mentre Petra, su TV 8, e K19 The Widowmaker, sulla 7 hanno concluso la serata con più di 300.000 spettatori ciascuno, segnando entrambi l'1,8% di share. Una serata, quindi, che ha confermato come la televisione sia ancora un punto di riferimento importante per gli italiani, capaci di condividere emozioni davanti a storie diverse, ma tutte appassionanti. Un piccolo schermo, ma un grande cuore, quello del pubblico che sceglie ogni volta di sintonizzarsi sulle proprie trasmissioni preferite, dando vita a una competizione sempre aperta e vibrante.